Il tassista che ha accompagnato a bordo della sua auto il 29enne, poi bloccato dalle forze dell'ordine, dopo un viaggio di 3 ore in provincia di Pesaro, è ritenuto responsabile di aver sparato domenica pomeriggio in un locale di Piazza della Rinascita a Pescara al cuoco di 23 anni Jeffrey Guzman, ricoverato ancora in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito. È stato premiato questa mattina all'Aurum nel corso della cerimonia della festa della Polizia di Stato in occasione del 170° anniversario della fondazione del corpo. Il tassista, ex militare della Guardia di Finanza, ha detto di non sentirsi un eroe, ma un cittadino che ha voluto fare semplicemente il suo dovere. E lei oggi passa per un eroe, insomma, quello che ha fatto? Non lo sono. Sono una persona normale che ho fatto il mio dovere, tutto qua. Cosa si sente di dire oggi a distanza di qualche ora? Che nonostante sono passati 5 anni dal mio abbandono alla Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro. E quando c'è da dare una mano sono sempre pronto. Per quante ore ha portato quei corali nel suo taxi? 3 ore. Però l'ho portato anche appena fatto la situazione, perché io sono andato a prendere a pescare e l'ho portato a Gissi. Subito dopo, perché lui ha chiamato, in quanto lui la prima volta mi ha contattato e lui stava a Gissi, e quindi da quel momento in poi mi chiamava sempre per fargli fare questo viaggio. Lei è stato in contatto costantemente con le forze dell'ordine per tutta la durata del viaggio dall'Abruzzo fino a Pesaro? Sì, più o meno sì. Un po' di instabilità, però pensavo di che comunque portavo a termine la situazione. Durante questo viaggio questa persona cosa le diceva? Parlavate? No, non era un tipo espansivo, era un tipo tranquillo. Si è agitato dopo, quando ho cominciato a sentire le telefonate, allora tutto qua. Oggi verrà premiato in occasione della festa della Polizia? Ringrazio, non mi aspettavo tanta notorietà, non è da me, quindi però.